Le strade dell'oro portano all'ANAS o meglio al compartimento toscano dell'azienda, dove la polizia stradale e la Guardia Forestale hanno scoperto un collaudato sistema di corruzione basato su mazzette equivalenti al 5% dell'importo degli appalti. Quasi tutti i lavori di sommorgenza da realizzare sulle strade dell'ANAS dopo qualche calamità naturale, ha spiegato il procuratore di Firenze, Giuseppe Creazzo, che ha coordinato l'inchiesta. Bilancio finale: per ora 24 persone indagate e arresti domiciliari per il capo e il caposervizio. Amministrativo e un funzionario di ANASA Toscana e per un imprenditore che ha detto Creazzo era di casa negli uffici dell'ANAS e forniva il cosiddetto pacchetto completo. Siamo convinti che fornisse anche gli elementi diciamo, necessari per la predisposizione e l'effettuazione dell delle gare d'appalto. Che poi vinceva? Che vinceva sotto varie forme societarie. Gli appalti al centro delle indagini sono tre riguardano opere di sommorgenza sulla Tosco Romagnola per 200.000 euro, un altro intervento in provincia di Prato per 3.258.000 euro e la manutenzione straordinaria di una strada in provincia di Massa Carrara per una spesa di mezzo milione. Fondamentali per scoprire il sistema del 5% le intercettazioni telefoniche. In tutti gli appalti che nel periodo sono stati effettuati. Anas, dal canto suo, ha espresso la massima fiducia nella Procura di Firenze, garantendo massima collaborazione alle indagini e annunciando l'avvio anche di un'inchiesta interna sui dipendenti coinvolti.